confronti del comune perché di tutto quello che ha fatto, oneri di urbanizzazione, monetizzazione, non ha pagato mai niente nei tempi previsti dalla legge. Ha sempre ottenuto rateizzazioni e queste rateizzazioni non le ottiene certo quando c'era il sindaco Gambino, ma le ottiene quando ci sono le gestioni della pubblica amministrazione infatti di persone a lui vicine. La rateizzazione ottenuta quando sindaco di Pagani era Salvatore Bottone, amico di Panico, nemico di Gambino, e c'è un saggio delle capacità di penetrazione anche in questo caso di Panico attraverso Bottone dalle intercettazioni telefoniche che sono state acquisite. Non vi sfuggirà che Panico è colui che in maniera neanche troppo abile, perché il personaggio poi è quello che è, ha cercato in tutti i modi una escalation accusatoria, e non vi deve sfuggire una spia della capacità di condizionamento che ha avuto Panico, di condizionamento anche delle indagini. Il processo che noi oggi stiamo facendo davanti alle signorie loro nacque nel 2011 davanti ad una procura ordinaria, non distrettuale, perché Panico sin dall'inizio, denunziando il sindaco Gambino, non fece riferimento ad una matrice di criminalità organizzata,